Buongiorno a tutti. Vi vorrei proporre alcuni valori di quel patrimonio intangibile che ha reso la Toscana la terra del buon vivere. Anche perché alcune delle ragioni che sono alla base di questo mito, del mito toscano, risiedono proprio tra le vostre montagne, nelle vostre valli, in questo litorale. E dovremmo interrogarci più spesso anche sui motivi che nel tempo hanno concorso a rendere la Toscana una delle regioni più conosciute a livello internazionale. Se provate a riavvolgere un po' il nastro, e noi parliamo di 30 secoli di futuro antico, proviamo a descriverlo, che abbiamo a testimoniare chi? Il giovane Plinio, che già allora, quando varcava i confini ed entrava nella nostra regione, nel nostro territorio, provava un piacere grandissimo a contemplare l'insieme del paesaggio, perché ciò che si vede non sembrerà una campagna, ma un dipinto di grande bellezza. Questa varietà, questa disposizione felice, ovunque tu posi lo sguardo, lo rallegra. Già quindi, da queste testimonianze, prende forma questo archetipo della terra del buon vivere. Allora chiamiamo a testimoniare un altro, e chi meglio di un francese? Jacques Urgon, latinista ed etruscologo, all'inizio del secolo, ci invitava a riflettere sul fatto che è davvero impressionante constatare che per due volte, dal VII secolo a.C. al XV secolo d.C., quindi etruschi di nascimento, la stessa regione dell'Italia centrale, l'Etruria antica, la Toscana moderna, sia stata il focolaio determinante della civiltà italiana. Parte di questa bellezza deriva da una trasformazione faticosa, violenta per certi aspetti, radicale del modello territoriale, che è stato cambiato, che è stato trasformato, scavato e scavato. Ma tutto questo ha reso possibile, e se abbiamo una capitale, Firenze, oggi, che ha, può dire, a differenza di altre, Firenze è una capitale con la Toscana intorno, la combinazione del traffico fluviale del legno del Casentino e del marmo di Carrara ha reso possibile questo miracolo. Molto meglio di qualsiasi esperto di marketing o di comunicazione pubblicitaria ha tratteggiato in sintesi questo valore, e dice che più di ogni altra condizione locale o geografica, la Toscana è un concetto e un'elettiva assunzione di valori. Tutto questo viene condensato poi in una parola alla fine, che è paesaggio. Lo dice anche in questo caso un altro francese. E così il buon Desplanc, recentemente, grande etnologo, geografo, dice: la campagna toscana è stata evocata come un'opera d'arte da un popolo raffinato, lo stesso che commissionava dipinti e affreschi ai suoi pittori nel XV secolo. È incredibile come questa gente si sia costruita i suoi paesaggi rurali come se non avesse altra preoccupazione che la bellezza. Se è vero tutto questo, dobbiamo prendere l'abitudine anche di sorridere e di capire che tutto questo ha già prodotto un grande significato, che si chiama qualità della vita, che si chiama anche spirito del luogo. E chi meglio di Francesco Petrarca, che vi descriveva al suo tempo che avanza capocorvo e tumidi intorno i marosi, si addensano fra rotte scogliere, a piè fremono l'onde, in vista ai naviganti col negro suo dorso uno scoglio, arduo balza dal flutto, cui presso è la candida rupe, lattea, dal sole percossa nell'ambio barbario radiante. Francesco Petrarca già allora, no, definiva questo spettacolo unico per il quale vale la pena prendere un treno, mettersi in cammino, prendere un aereo, una volta nella vita non se ne può fare a meno. Questo dobbiamo rendere possibile. E occasioni come queste credo che possano avvicinare questo obiettivo. Grazie, scusate se sono un po' di giorno.